Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci ritroviamo di nuovo nella mia cucina, come potete vedere, e questo è un video svuota la spesa, come potete vedere anche dal titolo. Allora, sono andata alla Coop e poi sono passata anche al supermercato dove lavora mia cognata, e dove ho preso un po' di cosine. Vi faccio vedere subito quelle perché sono veramente poche. Allora, ho preso le crocchette per i cani, che adesso non ho qui perché le stanno già mangiando, e le crocchette per il gatto, e io li prendo sempre questi perché ultimamente sta avendo dei piccoli problemini alla vescica, insomma, problemi così. Poi ho preso i tovaglioli della Gambardella, questa è una marca che ha proprio quel supermercato. Ho preso la carne da brodo, ho preso sia il muscolo sia il pollo. Siete un po' storte. No, vabbè. Ho preso sia il muscolo sia il pollo e ho pagato 8,72 euro entrambe, e mi serviva solo quello di carne perché ce l'ho ancora da prima. Poi ho preso il tonno Rio Mare, quello all'olio d'oliva, perché quello naturale a me non piace assolutamente, e poi preferisco prendere il tonno Rio Mare perché io ne ho provati tantissimi tantissimi, ma l'unico che mi piace è questo. Poi per i bambini, specialmente per Aurora, ho preso gli spunti, questi me li ricordo da quando ero piccola io. Ho preso gli spunti, lo spunti al tonno e lo spunti al salmone. Questo glielo metto sopra il pane e loro lo mangiano come secondo, quando non vogliono magari, ecco, la carne, cose del genere, e gliel'ho voluti prendere. E poi ho preso questi qui, che sono le salviettine mille usi, perché mi sono accorta che praticamente io nella borsa ce l'ho i fazzoletti, però quando magari devo pulire, Alessandro, tipo l'altro giorno siamo andati a mangiare gelato, era tutto pieno di gelato al cioccolato, non sapevo come pulirlo, porino, gli ho messo il disinfettante delle mani nel fazzoletto, gliel'ho passato, ma non mi pareva una cosa giusta, e allora l'ho voluto prendere così magari lo pulisco con queste, o comunque ad esempio ai giardinetti mi è capitato spesso che lui cadesse, si facesse un po' male alle ginocchia, e queste, anzi, che c'erano le altre mamme che ce l'avevano, se no vabbè, alla fine mi sono ricordata e l'ho prese, sono sempre utili. E poi ho preso questo, allora mi serviva uno sgrassatore per la cucina perché l'ho terminato. Io di solito faccio la miscela alcol aceto, però volevo provare qualcos'altro e quindi ho voluto prendere questo qui, che è Smack Express sgrassatore cucina al profumo di limone, per forza, perché io quelli che non so il profumo di limone in cucina non mi piacciono. E mi è piaciuta la questione zero aloni, perché io lo utilizzo pure sul gas, e se mi lascia gli aloni nel gas poi non mi piace, e quindi ho voluto prendere questo, questo qui giallo. Se qualcuna sa com'è, me lo faccia sapere con un commentino qui sotto. Poi questo è tutto quello che ho preso da mia cognata. Passiamo alla Coop. Allora, la Coop ho speso più o meno un'ottantina di euro. Ho preso una cassetta d'uva, questa uva qui che già ho spizzicato perché avevo una fame che morivo, e niente, questa qui è uva da tavola bianca, proveniente dall'Italia, questa nella cassetta della Coop. Poi ho preso, vado a random perché pesco dalla busta, ho preso il pane per sandwich, quello grosso, e l'ho voluto prendere perché magari la mattina lo tosto in padella e poi ci metto sopra la marmellata invece delle fette biscottate, e utilizzo questo qui. Poi ho preso, se vede che c'avevo voglia di carboidrato, ho preso due confezioni di pane di segale integrale. Allora, io ho cercato
il preparato di segale al supermercato alla Coop, ma non l'ho trovato, non l'ho trovato neanche da mia cognata, e quindi ho preso queste per non rimanere senza finché non lo trovo. Non l'ho mai preso, devo dire la verità, non l'ho mai preso. È morbido, è un pane morbido. Me l'aspettavo un po' più duro, però non so. Fatemi sapere se qualcuno conosce questa marca qua, se l'avete provato. Fatemi sapere. Costano un patrimonio perché costano veramente tanto. Ecco perché io volevo prendere il preparato e farmelo per conto mio. Così almeno c'avevo un bel filone. Però non c'era. Poi ho preso queste, che sono le gocce di cioccolato, sempre qui della Coop. Ho preso sia quelle fondenti che quelle bianche, perché voglio provare a fare dei biscottini integrali con le gocce di cioccolato e magari ci metto anche queste qui bianche, vediamo un po'. Comunque a me servono sempre queste, cioè non devono mai mancare. Poi ho preso per i bambini delle merende, anche da portare a scuola volendo. Ho preso due di queste, che sono dei teneroni, ed è praticamente come si chiama? Un cornetto salato con dentro il salame e il succo di frutta. Ne ho presi due, e poi ho preso anche la versione questa del prosciutto cotto, che praticamente sono due dischetti di prosciutto cotto con i cracker e sempre il succo di frutta. Vediamo se gli piacerà, perché loro mangiano invece tantissimo questo, che è il parmareggio col parmigiano, i grissini e il succo di frutta, perché sono amanti del parmigiano, specialmente Alessandro. Di questi mi pare che ne ho presi tipo... Ah, ma quel formaggino sbagliato. Questo non è il parmigiano, è il formaggino. Ma però. Vabbè, pazienza, se lo mangeranno uguale. Che devo fare? Mi sono sbagliata. Poi ho preso le focaccelle, queste qui della Mulino Bianco, perché a Alessandro piacciono tantissimo. Poi ho preso due confezioni di Mastrofornaio, proprio perché volevo fare questo benedetto pane di segale, ma non avendo trovato la farina di segale, ho optato per la farina integrale per farlo, e ho preso questa qua della Coop della Viviverde, che è una farina di grano tenero integrale biologica, e penso che venga più o meno uguale. Poi ho preso una confezione di mele, queste qui della Val d'Aosta, che sono quelle che mangiamo maggiormente, una confezione di teneroni perché non devono mai mancare, due confezioni di sugo al basilico, eccole qua, sugo al basilico semplice. Queste le ho prese perché spesso e volentieri mi ritrovo ad andare di corsa e queste mi aiutano tantissimo, tantissimo. Poi limoni, poi Kinder Pinguì, le merende preferite dei miei figli. Le ho anche un po' schiacciate, ma vabbè, queste dopo le metto subito in frigo. Poi passiamo al surgelato. Surgelato, ho preso questo condimento ai frutti di mare per la pasta, perché praticamente mi pare che o il giovedì o il venerdì io ho il riso col pesce. Poi ho preso due, dov'è l'altra? Eccole qua, due passati di verdura surgelati, perché l'altra volta mi sono sbagliata, l'ho presa una busta sola ed era pochissimo, e quindi l'ho prese due questa volta. E ho preso anche una busta di minestrone, questo qui della Coop. Questo è 1 chilo e mi sembrava abbastanza per 4 persone. E poi ho preso una confezione di filetti di platessa, che questi li mangio io a pranzo quando ho il pesce da mangiare. Adesso metto a posto almeno la roba surgelata che vi ho fatto vedere, e vi faccio vedere il resto.
Allora, seconda busta. Nella seconda busta ho preso questa insalatina. Allora, io mi sono trovata benissimo con delle box che ho trovato all'Eurospin di insalata, cioè fantastiche, infatti una ce l'ho ancora dentro. Però diciamo che non mi andava di arrivare all'Eurospin perché ha un paese a fianco e non avevo voglia, quindi ho preso questa qui, maxi formato di insalatina. Poi ho preso le fette biscottate, sempre all'Eurospin le avevo prese le fette biscottate integrali, però le ho trovate tutte sbriciolate. Allora, visto che Samuele tutte le mattine mi dice: Madonna, queste fette biscottate sono tutte sbriciolate, allora ho voluto prendere quelle della Mulino Bianco, speriamo che gli vanno bene. Allora, ho preso queste qui, che sono quelle integrali semplici, e poi ho voluto prendere queste, che sono quelle nuove rigate. Che appunto c'è scritto che sono ideali per spalmarci sopra la roba. Vediamo un po' come sono. A me mi servivano solamente fette biscottate normali, però vabbè. Poi ho preso i miei adorati biscotti della misura. Questi ve l'ho fatti vedere in tutte le salse ultimamente perché mi piacciono tantissimo. E poi ho trovato, ecco, le altre due merende della Parmareggio. Queste qui le ho prese con la crostatina e il latte al cioccolato. Anche queste da portare a scuola per merenda. Poi due confezioni di pesto. E arriva sbagliato, non è di quando vai di corsa. No, allora non è questo, è che so, dentro al supermercato ho incontrato il papà di una compagna di scuola di mia figlia che è particolarmente burlone, quindi mi metteva dentro al carrello di tutto di più, mi ci ha messo patatine, olio, di tutto, quindi io dovevo prendere e levare, ovviamente, no? Ovviamente scherzavamo, non è che stavamo a fare chissà che cosa, non ero arrabbiata assolutamente. Però poi mi ha fatto dimenticare due cose, sono dovuta tornare indietro e mi serviva appunto il pesto. E per andare di corsa ho preso, perché lui nel frattempo metteva la roba dentro, io ho preso le prime due e me ne sono andata e non ci ho guardato. E guarda un po', ho preso il pesto quello normale e il pesto quello senza aglio. Vabbè, ci metterò l'aglio io. Ho voluto prendere il pesto perché in realtà lo volevo fare. Perché c'è mia suocera, c'ha una pianta di basilico così e ho detto voglio utilizzarla perché lei non lo usa. E solamente che quello che costa particolarmente tanto sono i pinoli. Io sinceramente, cioè non è che voglio fare un barattolino di pesto così, io volevo fare una serie di barattoli di pesto. Quindi adesso opterò per un'altra tipologia di frutta secca. Devo decidere se metterci la nocciola o le noci. Adesso ci penso. Una volta che ho ragionato, tanto ho il mio amato Bimbi che mi aiuta, facciamo questo benedetto pesto, lo congelo e me lo tengo per evenienza, così non lo compro più. Però ecco, questo è il pesto che ho comprato stamattina. Grazie Alessandro che mi ha fatto perdere tutto sto tempo. No, Alessandro mio figlio, Alessandro il padre di questa bambina, insomma siamo amici. Poi ho preso una confezione di Coca-Cola senza caffeina per il pupo e una confezione di Schweppes al limone per la pupa. Poi abbiamo quasi finito, eh? Banane sempre per il pupo. Io tendo a prendere quelle già confezionate perché non me va danno a toccare la roba che hanno toccato l'altri, prende le bustine, il guanto, non... è una cosa mia, è una cosa mia. Quindi prendo direttamente quelle già chiuse. Poi ho preso questo, che sono praticamente tre confezioni di panna chef da cucina, però quelle più piccoline, perché oggi voglio fargli la pasta, anzi no, oggi gli ho tirato fuori il sugo. Perché voglio fargli la pasta con panna e salsiccia, però ogni volta la panna, quella grossa, è troppa. E allora ho preso queste che sono un po' più piccoline, tanto per loro due va benissimo. E infine ho preso il pane. Oddio. Infine ho preso il pane. Ho preso un filoncino normale e due filoncini piccini integrali.
Vediamo un po'. Tanto il pane posso mangiare qualunque pane, non è quello il problema. Ok, io ho terminato la mia spesa. Spero che vi ho tenuto compagnia, che vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto questo video, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale per farmi crescere. E un bacione e ci vediamo al prossimo.